diceva quell'adagio, la pioggia non può cadere per sempre, qualcosa del genere. E quanto ci auguriamo di cuore, e come noi se lo augurano anche i tantissimi fan accorsi sugli spalti quest'oggi. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova emozionante gara del gioco più bello, spettacolare e divertente del mondo. Tra poco si parte, allacciate le cinture. Che cornice di pubblico splendida e certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. E 5-2, quindi il tecnico opta per una difesa a 3. È un modulo che esalta le caratteristiche di quei giocatori esterni abili sia in difesa che in attacco. Ma qui è il centrocampista centrale l'uomo di equilibrio per antonomasia. Si occupa di proteggere al centro i compagni di retroguardia, ma è anche il collegamento con i colleghi di reparto per mantenere equilibrato tutto il centrocampo. Utilità, piedi buoni e volontà di correre dove c'è più bisogno sono caratteristiche fondamentali in questo caso. E si comincia. Gemayli. Dykes. Ilander. Gemayli. Pulgar. Ottimo il fraseggio. Cerca la profondità. Gemayli. Pallone lungo in verticale. C'è l'opportunità per il contropiede. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Skriniar. Enrique. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Skriniar. Enrique. Un inizio di partita che chiamerei con un eufemismo prudente. Prova a verticalizzare. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e di rendere la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione. In questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce, ma soprattutto al centro. Mancinelli la gioca a sinistra, prova la giocata nello spazio. Mattias Vecina spazza via senza pensarci due volte. Versalico, provano a ripartire da dietro. Cinelli la mette sulla sinistra, palla a Dykes e passa. Dykes prova la giocata dentro, destro, non riesce ad arrivare. Enrique. Non c'è stato praticamente un tiro in porta, le squadre sono piuttosto sottotono. Nainggolan la gioca a sinistra, si libera della palla ed evita complicazioni. Perisic, tocco morbido, Perisic scatta verso il pallone. Vuole la profondità. Mattiello
scatta verso il pallone, si libera la grande, riesce ad intercettare, il portiere la calcia lontano. Decidono di giocarla all'indietro. Bersalico. Brozovic. D'Ambrosio. Prova il filtrante. Bersalico. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Si ricomincia a giocare. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Lancio lungo del portiere. L'azione si stava facendo pericolosa, ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Perisic. Fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Provano a ripartire da dietro. Skriniar. D'Ambrosio. Tentativo in avanti, lungo. Palla da Nicolà. Vuole la profondità. Bersalico scatta verso il pallone. Salta e colpisce di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Cerca di lanciare il compagno. Prova la giocata nello spazio. Sul filo del fuorigioco. Prova a tirare. E il pallone finisce in rete. Ed è il primo gol della gara. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Poteva sbloccare il risultato. È davvero l'arma in più di questa squadra. Dykes. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Poli, il suo pallone è morbido. Si fa trovare al posto giusto e allontana. L'allenatore stava dando istruzioni sui panchini, è venuto il momento di alterare la formazione. La sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Cerca spazio. Bologna ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Ball cross. Che spinta della difesa. Poli. C'è la palla lunga, in avanti. Gemaili. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Il vantaggio adesso permette alla squadra di gestire la partita, ma è un vantaggio troppo esiguo per pensare di far trascorrere i minuti che rimangono fino al 90° e basta. La squadra deve comunque cercare il primo gol e cercare il secondo gol. Palla lunga. Gemaili scatta verso il pallone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio.
sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Decidono di giocarla all'indietro. Krejci cerca un compagno, gioca con un pallone lungo, ha spazio sulla fascia e trova bene il compagno. Brozovic riesce ad allontanare. Cerca un compagno. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Gemaili. Poli. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Qualche istante sarà tutto finito. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Vuole il lancio filtrante. Può cercare il taglio in mezzo. Ottimo intervento di copertura. Sceglie di battere gol. Laterale. Keita sbroglia la situazione. La difesa riesce ad allontanare e l'arbitro dice che può bastare. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Dopo il primo tempo la partita sembrava avviata verso lo 0-0. Invece nella ripresa